Quando parliamo di risorse umane, di solito diamo per scontate alcune banali informazioni, come ad esempio il fatto che ciascuna azienda ad oggi ha quasi la necessità di avere una figura HR nel proprio staff. Ma ci siamo mai chiesti esattamente da dove deriva la necessità appunto di avere delle figure all'interno dell'ambito delle risorse umane? O meglio ancora, come nascono le risorse umane? Se siete interessati a comprenderne di più, restate con me perché questo è il tema che tratteremo oggi nel video. E anzi, fatemi sapere con un bel like che l'argomento vi interessa e noi iniziamo subito. Rieccoci con un nuovo video sulle risorse umane, ambito che, se mi conoscete, saprete che tratto in questo canale insieme a quelli di psicologia e psicologia del lavoro nello specifico, proprio perché io mi occupo di risorse umane e ho un background formativo in psicologia del lavoro, appunto. Se vi interessano queste tematiche, non esitate a iscrivervi al canale. E noi, appunto, torniamo adesso a parlare della storia delle HR, anche perché c'è da affrontare un tema necessariamente storico, ma solo per contestualizzare, in fin dei conti ci servono soltanto alcune informazioni. Il video sarà naturalmente incentrato su questi approfondimenti, ma non andiamo troppo in là nel tempo perché ci basterà semplicemente un secolo indietro rispetto ad oggi. Siamo infatti ad inizio Novecento, quando durante la seconda rivoluzione industriale nuovi macchinari, nuove tecnologie, nuovi modelli operativi e soprattutto nuove esigenze della popolazione richiedono maggiori sforzi dalle aziende. Aziende che in questo momento si stanno specializzando e industrializzando a tal punto da diventare dei veri produttori a livello massivo, di conseguenza è in questo periodo che si cominciano a vedere le economie, appunto cosiddette di massa, proprio grazie a dei modelli come quelli di Taylor e Ford. Taylor, un ingegnere che aveva ottimizzato i processi industriali al punto da renderli praticamente una scienza assoluta, ed era il cosiddetto scientific management, che verteva su due principi cardine, ovvero l'ottimizzazione dei processi e la specializzazione degli operai. E Ford, da canto suo, che aveva reso operativi questi meccanismi, anzi evolvendoli addirittura in un vero e proprio meccanismo a catena, che è la famosa catena di montaggio che lui adottò principalmente nella costruzione e nell'assemblaggio delle autovetture che appunto si cominciavano a diffondere all'inizio del secolo. E si comprende proprio attraverso questi principi quanto la figura dell'uomo all'interno del sistema azienda naturalmente sia indispensabile, solo che viene privato della sua umanità e viene reso appunto una macchina tra le altre. Tant'è che la concezione fordista del dipendente, dell'operaio, era proprio quella di un ingranaggio all'interno del macchinario e naturalmente poteva essere sostituibile tanto quanto appunto un pezzo di ricambio. Quindi era piuttosto comune ritrovarsi a svolgere una stessa funzione, uno stesso movimento per ore e ore all'interno delle giornate infinite di lavoro. E questo non portò ad altro che ad una forma di alienazione dell'individuo, cosa che poi funse da catalizzatore per le idee marxiste che provenivano dall'Est Europa. E in tutto ciò le risorse umane? Beh, in questo contesto potevano soltanto fare da collegamento con il management, con il cosiddetto padrone, con l'industriale, che quindi attraverso una funzione amministrativa controllava i dipendenti. Ma sarà poi negli anni 30 che uno psicologo, sempre dagli Stati Uniti, cominciò a mettere in discussione questo modello organizzativo, soprattutto a livello di risorse umane. E stiamo parlando di Elton Mayo. I suoi studi, famosi e rinomati appunto nell'ambito della psicologia del lavoro, si cominciò quindi a dare importanza a quei fattori psicologici e del benessere individuale e sociale che poi portarono quindi ai primi principi legati ai sindacati, anche perché, come abbiamo anticipato prima, da Marx e poi dalla rivoluzione russa naturalmente provenivano nuove idee e soprattutto nuovi diritti e rivalse degli stessi per i dipendenti. Ed è a questo punto che le risorse umane cominciarono a far valere il proprio peso all'interno delle organizzazioni. Tra la fine degli anni 30 e la metà degli anni 40, naturalmente l'Europa assiste ad una devastazione completa, che poi la porterà nel secondo dopoguerra ad una ricostruzione necessaria dalle sue fondamenta. Siamo infatti arrivati
arrivati all'inizio degli anni 50 e in questo periodo l'afflusso economico proveniente in particolare dagli Stati Uniti, ma soprattutto la ritrovata spinta economica europea hanno fatto sì di cambiare, rivoluzionare i modelli operativi delle aziende, non più volte, appunto, come abbiamo già visto in precedenza, ad ottimizzare i processi solo in funzione del guadagno, ma anche non perdendo di vista l'obiettivo del benessere individuale. Nello specifico, tra gli anni 50 e gli anni 60 vengono introdotti i primi sistemi di benefit e di welfare, in modo tale da poter permettere ad alcuni dipendenti lavoratori di accedere a servizi sanitari o scolastici o delle pensioni integrative. Soprattutto in questo momento le risorse umane cominciano ad evolversi ed essere importate anche a livello nazionale in Italia e diventano direzione del personale, ancora infatti non si parlava di HR. Ma come per qualsiasi crescita economica smisurata, c'è un punto di non ritorno, ed è infatti quello degli anni 70 che venne segnato dalla crisi petrolifera. In questo momento infatti vengono messi in discussione tutti i principi organizzativi che finora avevano guidato le organizzazioni e le aziende, proprio perché i modelli tradizionali, verticalistici, gerarchici, ormai tendevano a non funzionare più. E allora servivano nuovi sistemi per le organizzazioni. Ed è in questo momento che gli uffici del personale o direzione del personale cominciano ad assumere anche nuove funzioni, non più solo quelle amministrative, gestionali, ma anche di sviluppo del personale. Grazie a nuovi modelli organizzativi che vertevano maggiormente quindi sulla flessibilità e sulla dinamicità dei dipendenti, si potevano concentrare le attenzioni anche sullo sviluppo delle loro competenze, non solo più tecniche ma anche trasversali a questo punto. Cosa che si evolverà ulteriormente negli anni 90 fino a diventare un vero e proprio ruolo strategico, indispensabile. E le nuove tecnologie, gli sviluppi informatici che appunto videro l'inizio dei 2000, ben conosciamo quanto abbiano inciso appunto sulla produttività interna, ma soprattutto anche sui sistemi di gestione del personale. Pensiamo banalmente a quello che ci raccontava Lucia in un video precedente, quello che vi lascio quassù in descrizione, spero stavolta di averlo azzeccato. Passando dalla gestione manuale cartacea a quella digitale, appunto attraverso i gestionali delle risorse umane. E ancora la formazione e lo sviluppo delle competenze individuali permisero anche di avere uno sguardo più ampio, soprattutto del contesto sociale all'interno delle organizzazioni, cosa che permise chiaramente di comprendere anche quanto incidessero le competenze del singolo sul gruppo più ampio. Ed eccoci quindi giunti ai nostri giorni, dove le risorse umane hanno una valenza importantissima ed indispensabile per le organizzazioni più in generale, ma soprattutto per i singoli dipendenti. Si pensi per esempio al work-life balance, ovvero il bilanciamento tra vita personale e vita lavorativa, che soprattutto dopo il periodo del Covid ha segnato in modo netto la nostra storia professionale, o ancora all'employee experience, ovvero l'obiettivo di rendere gli ambienti di lavoro stimolanti e coinvolgenti per i dipendenti, in modo da avere maggiore integrazione nell'ambiente sociale dell'azienda. Per non parlare poi della digital transformation, dell'industria 4.0 o ancora dei modelli di diversità e inclusione che ad oggi la fanno da padrone. E tutte queste conquiste ed evoluzioni che abbiamo visto in questo lasso di tempo di circa un secolo, appunto ad oggi ci hanno portato a valutare quanto le risorse umane all'interno delle aziende siano veramente degli asset strategici indispensabili, anche perché forniscono una serie di servizi specializzati e ci basti pensare al recruitment, alla formazione, allo sviluppo del personale, così come anche alle nuove tecnologie che possono apportare beneficio anche a livello amministrativo e gestionale da questo punto di vista del personale. Tutti argomenti che abbiamo trattato in diversi video e che vi lascio come di consueto sia quassù che giù in descrizione. Ed ecco quindi che per trarne un po' le fila possiamo comprendere quanto la storia delle risorse umane e parallelamente dell'evoluzione dei modelli organizzativi ha permesso di focalizzarsi ancor più sull'essere umano, ma soprattutto sulla valenza delle sue competenze, della sua individualità, non più soltanto alla sua funzione pratica. E se prima le HR, ancora una volta, erano semplicemente dei poli amministrativi, ad oggi rappresentano un attore fondamentale a livello organizzativo e professionale che può permettere all'azienda di raggiungere obiettivi di valorizzazione sia del personale, appunto,
tanto quanto del proprio successo. E voi, conoscevate la storia delle risorse umane? Fatemelo sapere giù nei commenti. O se c'è per esempio qualche altro argomento da poter approfondire, proprio perché toccato brevemente durante la trattazione di quest'ultimo video. Spero comunque che vi sia piaciuto e che vi abbia dato delle informazioni importanti, magari per il vostro interesse personale, appunto nell'ambito dell'HR. Io comunque vi ringrazio di avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!